diciamo fortunati, perché dovrebbe funzionare tutto, anche se comincia a fare un po' freschetto. Io diciamo con anche qui nel livello di regia siamo a posto. Allora, signore e signori, accogliamolo con un grande applauso. È la prima volta che viene qui al Salotto São Miguel. Oh, bravo, bravo, bravo. Digli di scaldarsi un po', che fa freddo, gli fa bene battere le mani, che ve le scaldate. Allora, intanto, come dire, benvenuto. Siamo contentissimi di averti qui, e forse anche, diciamo, a Galeotto ti furono anche gli studi, ma adesso non ti voglio scocciare troppo, andremo poi a sfrucugliare meglio nella tua vita dopo. Partiamo subito con la musica, che sono molto curioso. Mancano le Figi questa sera, ma c'è sempre l'atmosfera che ci porterai dietro con te, immagino un po' brasiliana. Ma vediamo, vediamo. Allora, con cosa partiamo? Parto con un brano che è il primo brano che ho scritto quando sono venuto qua a Torino, in realtà. Si chiama I Fatti Miei. I fatti, perché qua se li fanno tutti i fatti loro. Vabbè, I Fatti Miei, signore e signori, São Miguel. Desiderare tutto il tuo corpo, mangiarlo e non averlo più, disteso qui accanto, trovare un senso nei tuoi nei. Sentiero un disegno, mi perderò cercandolo, ti troverò, lì comparirai in mezzo ai fatti miei, che sono uguali ai tuoi. Stasera tutta la città con te si illumina, ci prova ma non è bella quanto te, preziosa. Che solo rantolo, li calcolo ma perdo il conto, riempio la fame che ho di te col formaggio, lo faccio ma non sono sazio. Lì comparirai in mezzo ai fatti miei, che sono uguali ai tuoi. Stasera tutta la città con te si illumina, ci prova ma non è bella quanto te, preziosa. Whoa.
Grazie, grazie. Ciao Miguel. Allora, siamo partiti con un pezzo, diciamo, intimista. Qua sei arrivato a Torino, ti mancava qualcuno, diciamo, perché è il primo pezzo che hai scritto quando sei arrivato a Torino. Stasera ti mancano le Figi, che sarebbe praticamente, cos'è, la tua band? La tua... Le Figi sono un gruppo aperto che mi accompagna, in realtà, quando suono le mie canzoni da solo, perché io ho un po' di progetti, qualcuno, e questo è il mio progetto da solo, appunto, è nato qualche anno fa, e da poco tempo si chiama São Miguel, da un paio di anni, e ho sempre avuto però bisogno di un gruppo con me, che suonasse, perché mi piace molto in realtà stare in compagnia, anche il nome del gruppo ha un senso in realtà, cioè nel senso, sia São Miguel che le Figi sono tutte quante isole, no? Però fanno tutte quante parte degli arcipelaghi, in realtà. Certo. Quindi è una bella storia essere tutti quanti da soli, ma poi trovarsi, fare, certo, delle cose assieme ogni tanto. Io ci credo molto in questa cosa. Ma guarda, anch'io, nonostante l'età, figurati, ci credo ancora. Allora, senti, stiamo ascoltando canzoni tue, e chiaramente sono pezzi che possiamo poi riascoltare da qualche parte, tu li hai registrati. Ho un EP fuori che si chiama L'essere umano non può essere soltanto un animale di mercato, un titolo facile che però resta in mente, meno a modo suo. E tu che cosa studi? Scienze politiche? Io ho studiato sociologia, adesso sì, più o meno anche. Va bene, il titolo è lungo, ma diciamo il si comprende una volta letto, insomma, di che stai parlando in maniera abbastanza... È la prima frase del disco anche, quindi diciamo che è lì che voglio arrivare, più o meno. È lì che vuoi, ed è anche la canzone che ci fai ascoltare adesso? Sì, oh, sì. Perfetto, signori e signori, qui al salotto São Miguel. Accaniamo con lo specchio che riflette il fango e mai, 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 mai con il fango o con chi bagna la terra con acqua minerale di bottiglia o con chi era troppo impegnato a filmare tutto o con chi non ha voluto mettere da parte un vecchio torto chi oggi è morto dentro al Bataclan. Delle dita sono il parassita
di questa città. Preferisco non uscire tutte le mattine, sopravvivere. Sento che questa è la fine, scappa con le bambine, rinascerà con loro più educato il mondo. Slegherò il nodo gordiano, intricato e malsano, se ci sei tu che guidi la mia mano, mentre il gelo che mi fa chiamare alieno chiunque è diverso da me si scioglie. Grazie, troppo carini. Ciao Miguel, hai concluso, cos'era, un accordo di nona questo qui finale? Una cosa che in realtà non so, io ma neanche io, infatti proprio sembra un accordo di quelli un po' speciale come accordo finale. Sicuramente lo che faccio sempre i maggiori settima, queste storie qua di solito. Ma vanno di moda, fanno jazz. Poi a volte sono anche posizioni comode. Allora, in realtà siamo pigri, semplicemente. Siamo pigri, ma quello è chiaro. Senti, già che sto così, mi sto facendo un po' di fatti tuoi, vorrei sfruttare il tuo punto di vista, visto che tu sei originario della provincia di Cremona, hai detto che sei qua adesso per motivi di studio. Ecco, come hai trovato questa città, diciamo, almeno musicalmente, l'hai trovata stimolante, come questo tuo soggiorno qui? Decisamente sì, ci sono tanti posti molto, molto interessanti, direi, soprattutto. È una città che mi sembra che non sempre stia alle mode, soprattutto mi sembra che ci siano ancora proposte spinte. Penso al circolo della musica ultimamente fa delle cose abbastanza Jet is Dead, tutto quanto questa scena qui abbastanza fuori moda, diciamo, come giustamente deve essere poi tutto moda dappertutto, cioè certo. Da fin da qualche parte è sempre moda quella cosa, è chiaro, però diciamo c'è varietà, c'è varietà, non è il mainstream di sicuro, quindi va bene, cioè a me piace molto, me le godo. Poi è chiaro che a volte sono proprio un po' storie tra musicisti, no, che ci tiriamo, cioè nel senso è chiaro. La ricerca un po', però ok. In realtà sono scelte coraggiose per alcuni punti. Ti sta stimolando questa città? La prossima canzone l'hai scritta qui o era già una roba che ti portavi dietro da un po' di tempo? La canzone che faccio adesso, no, faccio una canzone vecchia in realtà. Ah, vedi. Una vecchia canzone d'amore. Purtroppo oggi ti becchi queste. No, ma io sono qua a figure, la mia canzone d'amore. Perché, ma perché quando sono col gruppo, no? È tutto un po' più tranquillo. No, lo so. Non interessa a nessuno l'amore quando sei in compagnia, no? Vogliono tutti quanti... Allora facciamo dell'altro. E invece quando sono da solo faccio le canzoni che faccio da solo di solito in camera. Certo. Di cosa devo parlare? Quello che fai solo in camera mia per consolarti, per sì, cioè, io spesso... è chiaro. E quindi ecco, stasera la tua cameretta è un po' grossa, diciamo, perché Piazza Vittorio, però insomma, hai anche un po' di amici almeno. È romantica. È un po' freddina stasera, però diciamo, è romantica. Si chiama Gente di Ottobre, uno dei primissimi brani che ho scritto, parla cioè, proprio a pennello, quasi chiamata, quasi banale direi. Quasi banale, signori e signori, Ciao Miguel! La canalina è secca, i tuoi volevano una figlia perfetta, con i voti alti a scuola per virtù, un buon lavoro e il marito con il SUV, gente di ottobre i tuoi, ma tu di più. Lì che baci quel ragazzo, ma chi è? Non ti interessa poi mica tanto. Sarà che sei ubriaca e dà la colpa all'alcol. Sarà che poi alla fine uno valeva l'altro. Gente di ottobre lui.
ma tu di più. David Bowie, dentro la mia macchina, dice che le stelle sono fuori le costellazioni, per me sono tutte qua, nei tuoi occhi, nelle colazioni, ma restare soli è una cosa intima, come i pugni sopra i muri, le tue mestruazioni, ti rendono autentica, ti rendono autentica, ottobre qua, ottobre qua. Non ti aspetta il tagada, non vede l'ora di andar via, come le lacrime negli occhi la mattina, che ho contenuto tutta la sera prima, gente di ottobre lui, ma io di più. E settembre sta finendo, la gelosia, io ho smesso di sentirti mia, e ci si abitua a tutto, anche alle fatiche di questa vita fatta solo di salite. Arriva ottobre, io voglio di più. Oh, oh, David Bowie, dentro la mia macchina, dice che le stelle sono fuori le costellazioni, oh, oh, per me sono tutte qua, nei tuoi occhi, nelle colazioni, ma restare soli, oh, è una cosa intima, come i pugni sopra i muri, le mestruazioni, oh, ti rendono autentica, ti rendono autentica, ottobre qua, ottobre qua, ottobre qua, ottobre qua. Ciao Miguel, hai ragione, ottobre proprio qua ci siamo, infatti diciamo che comincia a fare un po' freschetto, anzi colgo l'occasione per dire che probabilmente la prossima settimana saremo sempre qui in Piazza Vittorio, ma sotto i portici, quindi se non ci vedete qua fuori è per motivi climatici, ma saremo direttamente dentro il lab a questo punto, così facciamo questo avviso ai naviganti, perché vi vedo tutti col bavero tirato su, mi sa che
sarà meglio andare almeno sotto i portici. Allora, con quale brano vuoi salutare Piazza, o meglio darla arrivederci al Lab, al Salotto e anche alla radio, perché abbiamo detto dalla prossima settimana, anzi da domani sera, saremo anche su Radio Reporter Torino 99.9, cominceremo a far passare tutti gli artisti che sono transitati qui al Salotto. Ma faccio un brano un po' più allegro, per quanto possa essere allegro. Ma no, figurati che c'entra, un po' più movimentato qui. No, assolutamente no, no, molto triste. Molto triste, vabbè, ci sta. No, non è vero. Come si intitola? Questo non lo so ancora. Non no, ma è bella questa cosa qua, magari possiamo deciderlo stasera, se tu hai delle idee. Magari un grande televoto alla fine. Possiamo farlo, ma anche... Decideremo il titolo di questa canzone e vi prego di votare quello più brutto. Ma tu ci vuoi dare una rosa? Mao, questa canzone è già abbastanza brutta, sì, è già abbastanza brutta. Però magari dacci un ventaglio di possibilità. Il ventaglio di possibilità è tra la buonissima pasta delle mele con le melanzane. Sì, che abbiamo mangiato stasera, ringraziamo. Grazie Demetrio, il Lab. E Piazza Vittoria è freddissima. Piazza Vittoria è freddissima, non è male come titolo, Però dobbiamo prima sentire il brano, poi decidiamo magari, poi sentiamo, facciamo un piccolo sondaggio. Allora, il titolo non lo sappiamo ancora, figurati, ma sappiamo che invece lui si chiama São Miguel. Grida amore quando sei in pericolo. Da quando non ho te sono piccolo, e fronte a un problema sormontabile, la mia strategia si ferma al piangere. Civilizzato, ma mi sento sempre un aborigeno con troppi gin tonic nello stomaco. Sotto. Grazie mille. Grazie Mao. São Miguel, ma questa potrebbe anche, io vorrei mettere anche come titolo, potrebbe esserci Sormontabile Parapapapà, che non era male, anche un titolo piccante, voglio dire. Va bene, grazie ancora São Miguel, grazie, speriamo di rivederti presto, grazie mille, veramente un grosso in bocca al lupo. Adesso facciamo un attimo solo, che aspetta che ti stacco, adesso facciamo un brevissimo cambio palco, e l'abbiamo fatto congelare direi abbastanza, anche se l'amplificatore si è scaldato, tra pochissimo